Oddio, devo dire che qua nasce il po' e qua è ancora pulito, perché a casa mia purtroppo ci arriva un po' meno pulito e ci vengo sempre volentieri. Le cose importanti le ha già dette prima Roberto, i due Roberti, l'avete già spiegato. Noi oggi non siamo ancora un paese normale, però la gente deve capire e stiamo girando davvero a spiegarlo che se vogliamo che diventi un paese normale, questo paese deve seguire la Lega e fare le riforme. In un paese normale gente come Iervolino e Bassolino secondo me sarebbero stati in galera. In questo paese non ci sono andati, ma loro devono fare in modo che d'ora in avanti ci vadano. Quelli che dilapidano il denaro pubblico non possono più ripresentarsi a vita e questo si fa col federalismo. Si parlava di chiudere i buchi e ve lo dico per concludere, io credo che con responsabilità Roberto lavora per chiudere il buco della Bresso, lavoreremo anche per chiudere il buco di Errani, ma poi pensare di andare a chiudere il buco di Marrazzo di Vendola, mi viene anche un po' male. Ora tutti, tutti sicuro, ma non proprio tutti, noi siamo responsabili, questo è il popolo sano, fuori c'è il popolo del craxismo che ha creato il debito pubblico che oggi stiamo pagando e noi non ci vogliamo tornare, perché tanto qui i nostri figli dobbiamo dare una terra bella come i nostri padri. Buon lavoro e bocca al lupo!